Allora, la manifestazione che stiamo pubblicizzando riguarda la proiezione di un documentario sugli ultimi giorni di Eluana Englaro. È la seconda volta che a Saronno abbiamo il piacere di avere Beppino Englaro. L'abbiamo già avuto lo scorso anno, sia lui che Mina Welby, grazie anche alla collaborazione con la UAR e con il Circolo Pertini, che hanno organizzato le due serate, che hanno avuto un fortissimo riscontro di pubblico a riprova della sensibilità che c'è nella città di Saronno e nei cittadini sul tema del fine vita. Un tema delicato sul quale abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale, che è poi divenuta mozione di maggioranza per l'istituzione anche a Saronno del registro del testamento biologico. La mozione è stata approvata pur con qualche difficoltà e qualche distinguo, e dal 1 ottobre anche i cittadini di Saronno hanno la possibilità di depositare presso il Comune le loro volontà in caso si trovassero in una situazione di non poter intervenire direttamente per esprimerle sul trattamento che desiderano avere in caso appunto di fine vita. Crediamo che questo sia un grosso successo della parte laica, ma della maggioranza intera della città di Saronno, un grosso servizio che abbiamo offerto ai cittadini, che ha riscosso da subito un grande successo, in quanto i primi dati ci dicono che già un centinaio di persone dal 1 ottobre sono andate a informarsi o addirittura a depositare già le loro volontà. Sono molto contento di essere qui questo pomeriggio, perché l'iniziativa di dare informazione alla città di Saronno a proposito dell'istituzione di questo testamento biologico sta riscuotendo molto successo. Le persone che personalmente fermo sono o già informate o comunque piacevolmente sorprese del fatto che c'è questo strumento e intendono usarlo. Lo strumento e tutta questa campagna è stata portata avanti soprattutto per evitare che in Senato continui l'iter di quella legge che invece noi riteniamo essere contro il testamento biologico, e quindi non è solo un atto formale di deposito delle proprie volontà, ma riteniamo che sia anche un atto politico, che è un messaggio verso le istituzioni che possano capire che le persone hanno una diversa visione della vita e della morte rispetto a quella che loro ci stanno proponendo. Ci sarà anche un'iniziativa simile in un comune qui vicino a Caronno Pertusella. Auguriamo ai nostri colleghi che raggiungano anche loro i loro obiettivi, così come gli auguriamo ai colleghi di Milano, e auguriamo che tutti i comuni e tutte le persone possano semplicemente fare quello che noi chiediamo, cioè di poter scegliere per se stessi. Libertà di scegliere, liberi di scegliere è il nostro motto e continua ad esserlo. Non vogliamo imporre niente a nessuno, vogliamo sapere di poter essere liberi.